Se dovessi partire per un'isola deserta, soprattutto durante un periodo in cui è prevista pioggia, sicuramente mi porterei con me le Velocity Nitro 2 di Puma, che sono state lanciate qualche settimana fa in Italia e delle quali abbiamo già fatto l'unboxing qualche giorno fa. Ovviamente non lo posso fare perché la scarpa è di Andrea, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 249 grammi nella misura US 9, drop 10, 33.5 mm nel tallone, 23.5 mm nell'avampiede. È una scarpa che rispetto alla versione precedente è migliorata significativamente, soprattutto nell'interazione tra la schiuma azotata e la schiuma in eva. È migliorata anche il battistrada, che ora è davvero eccezionale, è cambiata anche la tomaia e la parte posteriore del tallone. Nonostante ciò, il prezzo di vendita non è aumentato e anzi si trova a prezzi davvero popolari. Ho apprezzato la tomaia traspirante, anche se Andrea mi fa schifo toccarla, l'ha utilizzata in tutte le condizioni. La conchiglia del piede è davvero apprezzabile nella parte superiore, paffuta, nella parte inferiore invece è davvero stabile grazie a una struttura che consente una semi-rigidità. Il collo del piede è davvero bloccato grazie alla presenza di una linguetta racing, dei lacci abbastanza tradizionali ma di una lacciatura molto ben definita. Lo spazio nell'avampiede è importante, al punto tale che secondo me potrebbe vestire abbastanza larga rispetto magari a modelli di altre scarpe. Ovviamente tenete in considerazione che è opportuno comprare il modello americano se lo fate online, ci sono delle offerte interessanti, ve le allego qua sotto. Ma la cosa che rende questa scarpa davvero interessante è la presenza di schiuma azotata nella parte superiore, mentre nella parte inferiore c'è una schiuma con la tradizionale eva, cosa che vi consentirà di correre davvero forte, ma al tempo stesso anche di avere una sensazione di morbidezza abbastanza importante. La scarpa è, tra virgolette, abbastanza flessibile, cosa che vi consentirà di gestire al meglio i vostri allenamenti. Ho apprezzato anche la presenza di una quantità infinita di gomma e ovviamente di questi tacchetti molto interessanti che vi consentono nei cambi di direzione di correre davvero efficacemente. A livello di stabilità non è perfetta e secondo me potrebbe essere utilizzata soltanto dai podisti neutri, però sappiate che comunque l'angolo di pronazione è abbastanza ridotto rispetto ad altre scarpe della stessa categoria. Secondo me questa scarpa è adatta a tutti coloro i quali volessero iniziare a correre più velocemente rispetto al passato, anche grazie al fatto che ha comunque un drop 10 e quindi non crea problemi significativi ai tendini. La suggerisco a tutti coloro i quali davvero volessero correre velocemente ma non avessero la necessità di comprarsi una scarpa con fibra di carbonio. Ho sentito qualche giorno fa Andrea, che è venuto qui a casa mia e ci ha raccontato pregi e difetti di questa scarpa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale perché sarebbe gustoso. Io come al solito vado a bermi un coffee. Ciao! Andrea, siamo finalmente giunti alla recensione, ma te la tiro, delle Velocity Nitro 2 di Puma. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, ciao a tutti. Intanto è una scarpa con cui ho fatto l'ultima salita, ho fatto passo aereo e passo del Foscagno partendo da Livigno per colpa dei miei amici che sono andati a mangiarci lo yogurt. Posso dire di averla provata in qualsiasi condizione climatica, no, perché la pioggia mi è mancata, o forse ho corso con una mezza pioggerellina qualcosa. Nell'ultimo periodo l'ho provato su un mezzo fartlek a 3,40 di media con un amico in altura. L'ho usata sul lunghissimo, 25 km, a 4 km circa, e l'ho utilizzata in salita per fare quella specie di cronoscalata, non a tutta, ma comunque in salita. L'ho utilizzata anche spesso nelle corse lente. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Ma guarda, secondo me è una scarpa per atleti leggeri oppure per atleti che vogliono fare dei lavori come il medio o fartlek o compagnia bella. Per quali distanze la raccomanderesti e soprattutto a che ritmi? Ma intanto sto notando che quella con la I di un colore diverso ce l'hai ancora te.
L'ho controllato l'altra volta dopo la I diversa, ma credo che sia stata una strana roba della gomma. Dividiamo un attimino, se è un atleta leggero, secondo me le può usare anche su, come ho fatto io, nelle corse lunghe. Cioè, sto pensando a una preparazione maratona, un 25-26 km a un bel ritmo, secondo me sono scarpe ottime. Le posso usare sul medio, le posso usare sulle variazioni di ritmo, ma su anche delle ripetute relativamente lunghe. Se sono invece un atleta un pochino più pesante, le utilizzerei sulle ripetute lunghe e sulle ripetute veloci. Diciamo, sopra i 75 kg le utilizzerei dai 3000 in giù. Invece per quali ritmi le suggeriresti? Ma è fondamentalmente una scarpa che dà il meglio di sé dai ritmi sotto i 4,30, quindi se dovessi proprio dire, secondo me si piazza bene tra i 3,50, tra i 4 e i 3,30, diciamo. Sopra secondo me va bene, ma si può usare qualcosa di un pochino più protettivo, sotto c'è sicuramente qualcosa di più veloce, però diciamo che 3,20, 3,30, 4, scarpa giusta. Invece a livello di tomaia come l'hai vista e che sensazioni ti hanno dato? Una buona tomaia, ho avuto qualche volta un mezzo problemino sugli ultimi lacci qua che l'ho sentita un pochino più pressante, ma per il resto direi niente da segnalare, è una tomaia relativamente leggera, la linguetta mi è piaciuta che comunque è molto racing. Non ho avuto abrasioni al piede da nessuna parte, fastidi al mio solito ditino con il callo, zero, quindi direi super. A livello di tallone come l'hai vista? Il tallone non mi ha dato assolutamente problemi, non l'ho sentito di impedimento, per di più è uno di quei talloni un po' strani perché è morbido sopra e una mezza conchiglia sotto, quindi diciamo metà e metà. Non ho trovato grossi problemi, è comunque relativamente morbido e comodo. Invece a livello di intersuola, abbiamo sempre decantato il nitro, come l'hai visto, e hai più sensazione di morbidezza oppure di reattività? Mi sarebbe piaciuto avere solo nitro, sarebbe stata davvero allucinante, ovvio che poi stiamo parlando di una scarpa vera e propria da gara senza carbonio. L'ho trovato molto morbido, sicuramente è comodo incalzato, cioè quando calzi la scarpa senti che è morbido. L'ho trovato anche reattivo perché poi comunque è leggero e lo schiacci bene e ritorna abbastanza. Quindi ti ripeto, sarebbe stata una figata avere tutto nitro, forse solo nitro sarebbe stato un po' instabile. A livello di battistrada invece come l'hai vista, avendola usata in diverse condizioni, ti sembra un ottimo battistrada? Per ritornare a Premadio c'era una salita tosta di brutto che ho odiato visceralmente tutti i giorni, e nella prima parte c'era un po' di sabbiolina e ti dirò che con queste qua non ho mai sdrucciolato via. Mentre con le Adidas che avevo qualche volta ho sentito che spostavo i sassolini, quindi lì mi sono reso conto che aveva molto più grip e mi è piaciuta tanto nei cambi di direzione, quelli tosti. Sto pensando delle curve ad angolo dove c'era magari giù della sabbiolina, non ho mai nessun problema. Sono super grippanti, ho notato un po' di consumo del battistrada. Conta che anche loro avranno circa 200 km circa e un pochino si sono consumati. Stesso numero o mezzo numero in più per chi dovesse comprarla? Secondo me stesso numero solito da guardare l'americano, perché sì, loro vendono 42,5, per dire di Nike sarebbe un 43, e invece quindi andate sempre della stesso numero americano. Assolutamente. Quali sono secondo te i pregi e difetti di questa scarpa? Guarda, te l'ho detto, il pregio secondo me è che hanno realizzato una scarpa all around, quindi questa qua la metterei nelle scarpe quando rifaremo la classifica 2022, nelle scarpe all around. Secondo me è importante perché è comunque una scarpa per fare dei lenti,
Idea, una scarpa per fare i lavoretti, la scarpa unica per andare in vacanza. Il difetto te l'ho detto, secondo me ci vuole ancora più nitro, ma quello lì è un pezzo mio. E un pochino, te l'ho detto, in avampiede ho sofferto i lacci all'inizio. Te la porteresti al Giro di Castelbuono durante il periodo estivo a luglio oppure no? Guarda, sì, il problema è che non ci arriveranno perché ci ho corso abbastanza, è una scarpa che mi piace, quindi la utilizzerò ancora, e tu mi hai praticamente vietato di ricomprare la stessa scarpa, quindi non credo che arriverà a Castelbuono, però sto pensando che usciranno delle altre scarpe per quando arriverà a Castelbuono. Quali altre scarpe di Puma testeremo sul canale? È una sorpresa, però da quanto ho capito avremo l'opportunità di provarne altre, da quanto ho capito a giugno, e aspettiamo che escano e vediamo. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale. Ciao alla prossima, e io ricordo i caffè che fanno sempre comodo. Grazie, ciao! Ciao!